Ed eccoci qua. Buonasera a tutti. Siamo in quattro questa Buonasera, sera. buonasera. Ciao. Allora, ciao Ciao. Carlo, ciao Valentina e ciao Francesco. Ok, Francesco Pucci, vedo dalla camera. Allora, Carlo lo conoscete, ragazzi. E invece c'è la sorpresa perché siamo un po' di più questa sera. Abbiamo di fatto due vostri colleghi, no? C'è Valentina e Francesco. Volevo dare un attimino la parola a loro perché sono qua. Perché allora Carlo lo conosciamo, creatore della linea, hai fatto di tutto di più in passato, ci hai fatto conoscere Olaplex, Gaetang, insomma, di tutto di più. E invece perché c'è Valentina e Francesco? Perché io ho chiesto a Carlo di portiamo qualcuno che usa già i colori che non sia, diciamo, chi lo produce, perché sennò è come Certo. dire, è com'è, che non chiediamo all'oste se il vino è buono. E allora abbiamo preso due che li abbiamo corrotti in modo tale di farli venire. Ecco, tra l'altro mi piace che Francesco è ancora in salone alle 9:35, lo scattavo prima e dicevo fai parte dell'arredamento, e invece sono contento che Valentina è riuscita ad andare a casa, spero che sia a casa almeno. Ok, due Sì, parole brava. ragazzi. Ok, allora cominciamo con Valentina, chi sei e dove hai il salone, se hai il salone o dove lavori? Allora, io sono Valentina, in salone sono Vale Look, e io ho una mia attività ma un affitto poltrona, quindi significa che ho affittato una postazione all'interno di un salone che non è mio e gestisco però tutta la mia clientela a Ok, quindi un Roma. affitto di poltrona, quindi funziona l'affitto di poltrona, e qui lì c'è un bel. Io sono quasi 7 anni. Qui doppia cassa, perché lì c'è tutta una problematica di cose da. No, non da Tutto sfruttare. diviso, Tutto diviso, ok, poi tutto dopo. diviso, ognuno pensa a sé. Ok, mentre tu, Francesco. Beh, buonasera a tutti. Sì, io sono Francesco, sono un parrucchiere, ho un salone a Torino, in centro, e sono ovviamente appassionato di questo lavoro. Per me in primis è una passione, quindi ecco perché a quest'ora sono ancora in salone. Perché mi piace coinvolgermi H24. A tirare la lima, come si dice. Ok, e poi okay, abbiamo Carlo. Carlo, nuovo look, non ti ho mai visto con questi occhiali. Ah no, sì, Oh, ma sono oggi li porto spesso durante le presentazioni perché facendola a quest'ora ho gli occhi particolarmente stanchi e quindi poi li indosso. Pensavo che mi avessi visto in qualche altra diretta, forse l'altra volta non li avevo però. Però non ci avevo fatto caso, invece io ormai C'ho ho un'età ormai, c'è quindi una sì. certa, come si dice. Esatto. Ok, va bene, dai, adesso abbiamo un po' rotto il ghiaccio, ma entriamo nel vivo, perché io l'altra volta ti avevo avuto qui con un prodotto, parlavi di K18, Sì, no? esatto. E tu mi avevi accennato, ma sai, ho fatto anche una nuova linea colore, eccetera, eccetera. Vieni a parlare di questa nuova linea colore, anche perché io sono andato un po' a curiosare, poi abbiamo fatto anche un articolo su Parrucchierando, mi piaceva molto i termini che avevi usato, no? Cioè polvere di luce, colore mediterraneo, cose di questo tipo qua. E volevo avere un po' le peculiarità, le caratteristiche di questa linea, linea che è un brand italiano, innanzitutto, Sì, che non è assolutamente. poco già, no? Quindi Made in Sì, Italy. tutto completamente italiano, dall'idea al packaging, alle formule, tutto volutamente italiano. Innanzitutto ti volevo ringraziare per l'articolo bellissimo che avete scritto e soprattutto per l'opportunità di essere qui tuo ospite, e poi ringraziare Valentina e Francesco che nonostante l'ora sono qui. È qui con noi, quindi grazie, prima di iniziare tutto. Solo la grande passione può far rendere È possibile queste vero. cose, perché non si tratta di pagare o qualcosa, se no uno non lo fa. Sì, no, infatti, è proprio, sai, quando parlano di senso di appartenenza, a volte a un progetto, a un'idea, a una visione, questo è quello che fa il senso d'appartenenza, ti fa essere qui alle 21:38 nonostante tutto. Dopo 8-10 ore in salone a Madonna, parlare sì, di infatti, colore, a immagino. parlare di Mamma mia, prodotto, a parlare delle infatti. clienti, dai, dei desideri delle clienti, di quante ne avete
diciamo, fate felice oggi, perché di solito è così. Ricordate, noi diciamo sempre che voi create emozioni, ragazzi, e questa cosa qua Esatto. è impagabile. Quindi ricordatevelo sempre. È il Esatto, primo post che trovate quando arrivate sulla pagina di Parrucchierando, che ho ritagliato questo claim della Disney, dove grazie. appunto è lì da un anno a questa parte e rimarrà lì anche per tutto il 2022 a ricordare quello che di fatto fate. Io non voglio più vedere saloni dove c'è piega lunga, piega corta, cose di questo Madonna. tipo qua. Cioè, perché vuol dire proprio svendere una delle cose, un'attività che davvero, cioè, tocca davvero il cuore. E quindi, cioè, ragazzi, quando siete un po' giù, andate Parrucchierando, guardate il post, cambiate la vita alle persone, cambiando il loro aspetto, le rendete migliori. Cioè, è fantastico. Tra l'altro, Romano mi ha dato proprio un assist perché nel Walt Disney è sempre stato, vabbè, Vale mi conosce da molto più tempo di Francesco, e Walt Disney è stato sempre il mio mentore, la sua visione, questo suo vedere le cose prima che fossero veramente realizzate. E nello specifico, proprio la vision di Walt Disney, rendere le persone felici. È stato quello che mi ha guidato in questo periodo per creare appunto la mia linea. Durante il lockdown ho avuto veramente moltissimo tempo per pensare, ma penso che questa cosa sia stata comune a tutti. E mi sono trovato a riflettere su una cosa, cioè dopo la pandemia, come avrebbe dovuto essere. Come doveva essere il lavoro del parrucchiere, le visite all'interno del salone da parte della cliente, cosa la cliente dovesse aspettarsi. E ho pensato proprio all'emozione, all'esperienza, quindi come dicevi tu, mai più trovare piega corta, piega lunga, ma che tipo di esperienza la mia cliente deve vivere. E così ho iniziato a fare un viaggio con la mente, come Walt Disney ho immaginato cose che ancora non avevo realizzato. Sì. Questo viaggio mi ha portato ovviamente a ricordare il passato, vedere il presente e immaginare il futuro. E così appunto è nato il brand, quindi proprio l'idea del il concetto del brand di Carlo Oliveri, che non voleva essere un semplice brand di prodotti, ma voleva avere proprio come obiettivo principale il culto del bello, della bellezza, perché di bellezza dobbiamo circondarci per stare bene, iniziando dal colore, quindi questo rosa molto, molto tenue, che era il colore preferito di mia nonna. Quindi ho fatto un po' questo viaggio e ho cercato di inserire tutto quello che era il mio passato, il mio presente, il mio futuro. Sicuramente, dico sempre, il mio brand è una storia d'amore, amore per la mia famiglia, amore per la mia terra, la Sicilia. Sicuramente il mio brand parla tantissimo di famiglia e di sicilianità. Poi, sai, faccio come Walt Disney, no? Metto l'easter egg nei vari cartoni animati. Quindi il rosa è dedicato a mia nonna, la fragranza è dedicata a mia nonna, poi ci sono altre cose dedicate ai miei genitori, ma soprattutto quello che ho dedicato alla mia terra è proprio la mia linea di colore, che si chiama appunto colore mediterraneo, quindi un colore che fa un viaggio nella storia. E questo sicuramente mi ha dato modo di creare un concept un po' più complesso rispetto ai classici prodotti. Tra l'altro il brand ha come obiettivo e come visione nel prossimo futuro di essere un brand di bellezza globale, quindi che si occupi della bellezza a 360 gradi, quindi non solo prodotti di hair care, del color line, ma anche skin care, make up, pet, baby, men, fragranze, home fragrances, tutto quello che proprio circonda il mondo della bellezza. Ma questo proprio per creare un'esperienza all'interno del negozio. Abbiamo creato una fragranza, è la fragranza esclusiva del mio brand, che è presente in tutti i prodotti. Questa fragranza sarà presente, ad esempio, anche nelle fragranze per persone, nell'home fragrance. Questo qual è lo scopo? Quello di creare un'esperienza a 360 gradi, quindi entrare nel salone, essere accolto immediatamente da questo profumo. Poi vedere l'immagine dei prodotti, questa immagine coordinata, molto armoniosa, rilassante, e soprattutto poi
riuscire a creare un'esperienza a 360 gradi che coinvolga vista, olfatto, tatto, e questo l'abbiamo messo anche nel packaging. Tutti i packaging sono soft touch, quindi quando i clienti toccano il pack avvertono che non è plastica fredda, ma sentono proprio una morbidezza, quasi una sorta di velluto. E la stessa cosa abbiamo cercato di, la stessa esperienza abbiamo cercato di imprimerla anche nella carta. Per esempio, questa è la cartella colori, e se voi avete modo di toccarla è morbida, e quindi già questo dà anche un'esperienza in più rispetto a quello che siamo abituati magari a vedere. Sì, quando di fatto la si dà in mano anche alla cliente, lei la tiene in mano e c'è questa Assolutamente. sensazione qua. Intanto c'è Francesco che sei uscito, sei rientrato, mi hai creato un buco quadrato, un buco nero, ma non Un preoccuparti. buco nero. Adesso vediamo come Guardatevi, metto il fuoco. è tutta la linea. Sì, tranquillo. Intanto guarda, ti saluta Ivan Vucci, ciao grande Ciao Carlo, no? Ivan, Come grazie. vedi, abbiamo un pubblico leggermente competente, noi. Intanto ciao Sandra, ciao Carlo Prisma, un altro parrucchiere storico, ma tutti gli altri Grazie a che ci tutti, sono ragazzi. stasera. Intanto mi piace come parli con la passione, la stessa passione che aveva Walt quando costruiva i suoi parchi, che voleva sempre qualcosa in più. Non so se tu sei, ma tu so che bazzichi in America, sei stato da loro. Io sono un Disney addicted. Sto cercando di collezionare tutti i Sei parchi un Disney club morti. 23, di Sì, 23, che per chi non lo sapesse, sono questi club per gli adulti. C'è tutto un discorso per i malati come me e Carlo di questa cosa qua, perché anch'io ho proprio la filosofia stessa guarda. di Disney. Sai che lui imbianca i pali ogni settimana, le staccionate nel parco, fa cambiare nei negozi la posizione dei giocattoli ogni 3-4 giorni per far sì che le persone quando ritornano scusate, in Prendono un qualcosa negozio si vedano un posto diverso, perché l'esperienza sia, diverso. cioè, una Sì. cosa fuori dal mondo. Guarda, io ho avuto anche la fortuna prima del lockdown, proprio nel 19, tra l'altro, di fare anche la crociera Disney, ed è stata, penso, una delle esperienze più belle della mia vita, perché sono riuscito a vivere proprio proprio la filosofia e la vision di Disney. È stato meraviglioso ed emozionante. Infatti, quando sono ritornato, ho detto: io auguro veramente a tutti la possibilità di poter fare questa esperienza. Che è volta proprio nella soddisfazione del cliente, nel renderlo Assolutamente. felice. Più E guarda, bravissimo, è incredibile quanto certe volte io penso di essere tipo con la mente super aperta, eppure devo dire che tante volte, vedendo determinate situazioni, sono caduto nei classici cliché, no? Magari vedere la nonna ultracentenaria e dico: ma questa che caspita ci fa sulla nave che c'ha 200 anni con la bombola dell'ossigeno? Però poi vederla con il suo pro-pro-nipote di 3 anni in un angolo che le dà il gelato è stata un'emozione grandissima, perché lì capisci che il diritto alla felicità è veramente per tutti. Esatto, e tanto ragazzi non c'entra assolutamente nulla con Disneyland Paris, cioè in America è proprio davvero l'America. No, guarda, Chiudiamo. ci sono ritornato 3 mesi dopo per lavoro, perché seguivo una sfilata di moda a Parigi per la stagione. Sono andato, ho detto: vabbè, ci vado a fare un salto, che sono qui, che si deve dire che non ci vado. Però delusissimo, perché mi sembrava lo sgabuzzino di Disney Sì. World. Hanno chiuso tutti Incredibile. i negozi, gli store in Europa proprio perché non soddisfavano la filosofia, cioè proprio dell'azienda, cosa incredibile. Tanto Gabriele ti fa i complimenti a Carlo per il tuo progetto veramente descritto con amore e passione. Sì, proprio si traspirava, Grazie. traspirava. E anche la stessa Grazie. fondarò. E appunto di progetto, adesso abbiamo un po' divagato sulla Disney, dopo te, se no li portiamo con noi in questo viaggio, che tra l'altro è proprio la filosofia del marketing verticale, quello che noi, cioè io dico insieme anche a Tommaso quando ne parliamo, che non è far spendere la cliente di più, ma è dargli il massimo grado di soddisfazione. Ovvero, Esatto. cioè tu, vuoi qualcosa di più, io te lo posso dare. Cioè, questa è la filosofia Disney. Non spremerli, che è diverso, anche se è uno dei posti al mondo con il valore al metro quadro più alto, cioè dove la gente entra e lascia più soldi, però non lascia più soldi che poi quando va fuori si sente derubata. Anzi, No, vuole sei tornare. felice di Sì, sei spenderli. felice di spendere, sei proprio vuoi tornare per spendere di più. Ed è quello che dovreste fare voi nel vostro salone, ovvero, cioè, quando una persona entra, ok, voglio fare questo servizio, okay, ma se ci fosse uno che dice, ma se io volessi spendere di più,
Ecco, voi dovreste avere questa possibilità, dovreste dare questa possibilità alla persona. Cioè, e poi ognuno ha il suo. Tra l'altro, Roma, non, sì, sembra divagante perché parliamo di qualcosa che in realtà sembra che non c'entri nulla con quello che facciamo, ma in realtà invece è proprio molto calzante perché la mia fortuna è stata quella di poter girare il mondo tantissimo negli ultimi 13 anni, vedere veramente tantissimi posti e soprattutto vedere come le cose funzionano in modo differente rispetto a noi. E la cosa che è emersa tantissime volte, questo l'ho visto sia negli Stati Uniti che anche in Asia, è appunto questa questione dell'esperienza, cioè del culto dell'ospite, quindi no, non cliente ma proprio guest all'interno del tuo salone, e cercare di capire come fare stare bene il proprio cliente. Come dicevi tu, poi non è questione di quanto devo fargli spendere e quindi tipo mettergli in fattura in ricevuta tantissime cose che ho fatto solo per gonfiarla senza poi avere un corrispettivo insoddisfazione, ma proprio fare sentire la cliente felice di aver speso quei soldi. E quello lo puoi creare soltanto con l'esperienza, perché, oddio, ragazzi, i capelli belli un po' li possiamo fare tutti, però quanti di noi sono in grado all'interno dei propri negozi a fornire un'esperienza unica? E quella è la domanda che ci dobbiamo fare. E quella è stata la domanda che mi è praticamente mi è frullata per la testa per tutti quei mesi durante il lockdown. Cioè, quale poteva essere l'esperienza diversa che si poteva creare in negozio? E lì è nata proprio l'idea del brand. Raccontare innanzitutto una storia vera. Una storia, come dicevo prima, che parla di famiglia, che parla di una terra meravigliosa come la Sicilia, ma tutta l'Italia in realtà. Parlare di artigianalità. Tutti i prodotti sono stati realizzati all'interno di laboratori artigianali italiani fra i migliori al mondo. La fragranza, come dicevo prima, è fatta da un profumiere toscano. Poi tutti i prodotti sono fatti da aziende certificate italiane, la carta viene da carterie italiane, tutto quello che è stato fatto in Italia, il packaging, la plastica, le materie prime, le serigrafie, tutti i lavori sono stati fatti da aziende italiane e questa è una cosa che per me non è stata facilissima da realizzare, però l'ho voluto fortemente e così è nata poi tutta la linea. E questo è stato quello poi il pensiero fisso, no, che mi ha guidato poi durante tutta la realizzazione del brand. Hai parlato appunto di cliente perché c'è questo gioco in inglese, no? Customer, guest, la stessa parola viene detta in due modi diversi, però hanno significati profondi. In italiano non c'è questo. Si potrebbe dire un Sì. po' cliente ospite, si potrebbe giocare così, no? E tra l'altro io ho messo un post, poi dopo entriamo nello specifico dei prodotti e voglio far parlare Valentina e anche Francesco, no? All'Immacolata, no? Che per farvi riflettere, no? Cioè, che cosa devo fare? Il classico che ci chiedono, cosa devo fare per acquisire clienti? E invece dovresti dire che cosa ho da dare, cioè quale beneficio ho da offrire al cliente, no? E se voi ragazze potreste essere a fianco dei vostri clienti tutti i giorni, avevo scritto, cioè come se vi sdoppiaste, uscisse dal salone e vivreste con loro, vedreste il cambiamento che il vostro servizio ha impattato sulla loro vita. Cioè, voi vedreste proprio i clienti più migliori, con una maggiore autostima, felici, no? E tutte queste cose che voi avete dato farebbe sì che i vostri guadagni aumenterebbero in maniera esponenziale, perché tutto questo vi tornerebbe indietro, perché vedreste quanta felicità avete dato ai clienti. Adesso sembra filosofico così, ma è No, 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 l'essenza guarda, del vostro proprio lavoro bravo, questo. bravo, Cioè, perché ci preoccupiamo sempre di capire come far entrare gente in negozio senza occuparci di fidelizzare quella che già abbiamo e soprattutto che tipo di esperienza dare a premiare questi ospiti, clienti che ci scelgono ogni giorno. E questa è la tendenza che stanno avendo tutti i brand di lusso dopo pandemia. Hanno ristretto le presenze in negozio per ovvi motivi di sicurezza, ma hanno innalzato davvero a livelli stratosferici la qualità dell'esperienza che queste persone fanno all'interno del negozio. Ovviamente parlo di brand di lusso come Witton, Hermès e altri, che creano proprio delle stanzette private dove il cliente può fare il suo shopping privato,
con il suo bicchierino di vino piuttosto che lo champagne, e avere tutte le informazioni per avere un'esperienza unica. Okay? Nel caso di questi brand, ovviamente ogni pezzo ha una storicità, una tecnologia nella lavorazione, un'artigianalità nella realizzazione del pezzo. Quindi va a creare un'emozione anche nel cliente, raccontandogli come il processo di produzione fatto a mano di quella pelle ha reso quel pezzo unico. Prova ne è, adesso lancio una bomba di quelle atomiche, pensate alla Birkin d'Hermès, che ne vengono prodotte solo 5 a settimana, e questo prodotto è stato iconizzato e reso praticamente inaccessibile. Addirittura l'azienda ha vietato la vendita del prodotto anche alle persone che se lo possono permettere. E c'è proprio tutto questo mito attorno a questo prodotto. Quindi non credo che Hermès abbia voglia di avere più clienti dentro, ma sicuramente vuole fidelizzare quelli che già e vendergli quanto più prodotti Esatto. possibili. Questo perché nel vostro salone ci deve essere sempre qualcosa che non è acquistabile, ragazzi. Cioè, proprio, oppure che è Esatto. acquistabile solo da alcune persone. E tutto questo non c'entra niente con magheggi di vendita o No, trucchi ma mentali, no? Perché più valore voi date, no? Più generi valore e più genererai valore per il tuo salone. Questo è il concetto. assolutamente. E tutta questa roba qua farà sì che i vostri clienti saranno legati al vostro salone e più saranno legati, più torneranno indietro. Sembrano belle parole, ma se voi poi proprio sposate questa filosofia, e ci vogliono anni per sposarla, cioè dopo a un certo punto direte: wow, quello là aveva ragione, ma non era, cioè, proprio quello là non sono io, era tale Walt Disney, proprio come si Esatto. parlava prima. Va bene. Entriamo nel discorso prodotto, prodotto che gioca con la luce perché di fatto, cioè, l'hai chiamato così, no? Cioè, il tuo decolorante si chiama polvere di luce, quindi un nome Sì, esatto. particolare. E vedo che Valentina sicuramente lo usa, tu c'hai lo scatolone, lo usi anche su te stessa e poi voglio andare anche da Francesco. Com'è questo decolorante che vedo che si può diluire 1 a 3, 1 a 2? 1 a 1. E intanto se ne hai fatto più di uno per la mano libera, per la cartina, per ogni tipo di soluzione, oppure è lo stesso decolorante che può essere impiegato in maniera diversa? Allora, sono partito adesso sembra che ripeto sempre la stessa cosa. Sono partito da un concetto di essenzialità e funzionalità, no? Ispirandomi al design italiano che è apprezzato in tutto il mondo. Less is more, cioè cercare di racchiudere in meno prodotti possibile la possibilità di fare più servizi. E questo è il segreto della mia polvere di luce. Si chiama polvere di luce perché romanticamente ho ridotto la luce del sole di Sicilia in polvere e l'ho messa all'interno di questa box. E infatti poi l'ossidante si chiama rilevatore di luce, cioè prende questa luce ridotta in polvere e la trasmette sui capelli. Questa polvere decolorante è una polvere decolorante bianca, fino a 9 toni di schiaritura, senza ammoniaca. È una polvere extra compatta. Per la realizzazione di questa formula ci siamo ispirati alla polvere compatta del make-up, quindi se la tocchi non è polverosa, ma si compatta come se fosse quasi semi-umida. Quindi quando la metti anche nella ciotola o la miscela, non fa assolutamente la minima polvere e si miscela velocissimamente, anche perché il nostro rilevatore di luce ha un'extra cremosità proprio per andare a creare questa esperienza di comfort sulla cute della nostra cliente. È una polvere multifunzionale, quindi può essere utilizzata in cute e in lunghezza per mano libera o per cartina o per lavaggio di colore. Come dicevi prima, l'unica differenza è il dosaggio, quindi il mixing. Si può miscelare 1 a 1, 1 a 2 che è la sua miscelazione generale, 1 a 1 e mezzo o 1 a 3 invece se dobbiamo andare a fare dei lavaggi di colore. È un unico decolorante che ci permette di fare più servizi. Ecco, Valentina, visto che lo si utilizza in cute, vedo che te ci sei andata abbastanza vicino, no? A giudicare. Sì, ci Come vado ti. molto pesante io. Esatto. Su di te, le sensazioni che hai, i profumi che ha,
il potere schiarente. Adesso tu mi hai detto che non ha ammoniaca, e quindi di solito quando non hanno ammoniaca hanno un potere di schiaritura inferiore. Di Molto solito, basso, sì. no? Si dice, pa, mi interessa. Valentina, com'è che le sensazioni e quello che hai trovato? Poi dopo sento anche Francesco. Sì, diciamo che io intanto proprio la filosofia di Carlo è praticamente la mia, infatti io lavorando da sola, avendo un affitto poltrona, non ho mai puntato sulla quantità, era inutile perché essendo da sola, ma ho sempre cercato di puntare sulla qualità e sull'esperienza. Poi devo dire che con la pandemia questa tipologia di lavoro è stata molto molto più apprezzata e ricercata proprio dai clienti che in quel momento hanno capito. Mi devo proprio godere il momento perché magari, che ne so, non sono andata dal parrucchiere per 3 mesi, chissà. Quindi già il fatto di chiamare un decolorante polvere di luce, già ai clienti, magari uno dice adesso preparo il decolorante, io non lo dico più, dico preparo la polvere di luce e quindi i clienti fanno, oddio, che è la polvere di luce? E sembra già che sia più, meno aggressiva, no? Invece di dire decolorante, mi brucia i capelli, mi rovina tutto. Invece loro sono proprio contente e già lì si comincia a creare l'esperienza. Io poi ovviamente l'ho provata in tutti i modi possibili, ma tutti, in cute, totale, balayage a mano libera, balayage in cartina, colpi di sole, zone, ho fatto tutte le prove possibili. E devo dire che mi sono trovata molto molto bene, i clienti hanno apprezzato le profumazioni, anche il packaging e il rosa è stato apprezzatissimo. Io poi ho, diciamo, ho usato un po' del tempo proprio, prima di preparare tutto quanto. Io comunque spiego sempre molto bene ai clienti, perché ho scelto quel prodotto e che cosa sto mettendo sui loro capelli. Perché li rendo partecipi e consapevoli di quello che, perché a volte mi vengono persone e mi dicono: Oddio, ho fatto questi capelli, sono tutti rovinati, però non lo so che mi hanno fatto e magari hanno pagato boh, soldi e non sanno, se ne vanno così un po' poco felici, no? Quindi io comunque dedico del tempo proprio a spiegare la qualità del prodotto, faccio notare ecco anche il fatto che diceva Carlo prima delle confezioni che sono comunque di una carta veramente bella al tatto, io glieli lascio proprio lì perché loro così si incuriosiscono e poi ovviamente vedono anche il risultato alla fine e ne sono super soddisfatti. Quindi in più, nonostante il nome è colore mediterraneo, in realtà io posso ottenere, che fa pensare più a una colorazione naturale, in realtà io ci posso creare anche mille, mila sfumature colorate, quindi proprio questo mi rende molto felice. Ecco, ha detto appunto, A me. guarda, hai detto una cosa, no? Vado a prendere la polvere di luce. Intanto stai Sì. parlando di un'altra cosa e la gente non può paragonarlo a qualsiasi cosa che fanno tutti Esatto. gli altri. È Quindi c'è, unica. esatto, perché proprio è quello che noi diciamo sempre in parrucchierando, ragazzi, voi dovete lanciare brand, ogni anno dovreste lanciare un brand. Il fatto di avere già un'azienda che ve lo dà pronto uso, no? La polvere di luce automaticamente vi rende unici nella vostra comunicazione, nella vostra zona. E questo già ci hai visto lungo, diciamo, Carlo. A parte che non ti devo insegnare Grazie. niente. Ecco quanto. E poi il fatto di lasciarlo lì, il fatto di poterlo toccare, no? Vuol dire anche invadere un po' le sensazioni dei clienti, non farlo soltanto sui capelli, ma anche il tatto, la vista. Tutte queste cose sono cose che non dovete assolutamente sottovalutare. Ed è una cosa che vedo poche volte fatte in Ma salone, il fatto guarda, di lasciarle giocare col prodotto, no? sì, esatto, ma era Ah, proprio la cosa che sì. dicevamo prima, no? Proprio la cura del dettaglio, dice, ma è carta, ma è la confezione del decolorante, che tanto poi la butto. In realtà ogni dettaglio è stato curato proprio al minimo dettaglio. L'interno di tutti i miei packaging è stappato di questo nostro rosso, e all'interno c'è una frase di Goethe che parla della Sicilia, quindi tratta dal suo libro. Viaggio in Italia ed è tradotta sia in italiano che in inglese. Normalmente nessuno stampa in volta il packaging. Noi abbiamo stampato anche, questo è l'astuccio del colore, che se lo metti di lato, leggi Mediterraneo,
e lo metti così, leggi il colore mediterraneo, e poi l'interno, anche in questo caso, è rosso, e poi questo è il tubo di colore mediterraneo. Per quanto riguarda le box, mi sono ispirato a delle scarpe Lo un po' botten, famose, lo botten, alle no, sì, Loboten, esatto, soltanto che quello è il rosso Loboten, è un rosso spaziale, bellissimo. Questo è un rosso che dà più sul fragola, quindi un attimino più freddo rispetto a quello di Loboten, che invece è più aranciato come colore. Per Però i pochi che non lo anche. sapessero, ragazzi, sono le scarpe da donna con la suola, il reto della suola è rossa, ecco. Anche la cartella colori è controstampata in rosso. Ti dico soltanto che quando il produttore ha ricevuto la fustella per la stampa, mi ha chiamato e mi ha detto: "Guarda che c'è un errore." "Che è successo?" Ho detto: "Ma la state stampando rossa dentro." Quindi il problema qual è? Dice: "Guarda che magari qualcuno si spaventa a guardare." Ho detto: "No, no, no, vai, vai, tranquillo." Poi tra l'altro, adesso non so se riuscite, faccio così, se si vede meglio. La cartella colore aperta. Praticamente così, e voi avete la visione di tutte le nuance, e poi ogni categoria di colore ha una foto del Mediterraneo, quindi questi sono i ramati, poi abbiamo i cenere, e questa è la pietra vulcanica dell'Etna, poi i limoni, non fate la battuta sui limoni. E poi questo è un fiore di mandorla con un'ape. Tutte le foto sono state fatte da una nostra fotografa, quindi non sono immagini di stock, ma sono proprio immagini di landscape siciliano. E queste sono le ceramiche di Caltagirone a rappresentare appunto i colori preferiti da Valentina, che sono Da gli me. intensificatori. Esatto, che sono gli intensificatori preziosi che si ispirano a delle gemme preziose, quindi zaffiro, diamante, ametista, corniola, rubino, smeraldo, poi abbiamo titanio e giada, e questo perché ho tratto ispirazione dalla mia infanzia, perché mio nonno paterno era gioielliere, e quindi mi ricordo da piccolo questa sua lucetta dove lui riparava i gioielli, e vedevo questa luce che si rifletteva attraverso questi cristalli preziosi. Quindi a me è sempre rimasta questa cosa del cristallo, e allora io ho voluto dedicare questa serie di colorazioni. Ecco, Poi vedo l'ultima, questa dimmi. pagina qui vedo colore in 10 minuti, che è una cosa che ai parrucchieri Esatto. fa un po'. Sì, Adesso poi. Esatto, fa un po' paura. e lì Questo voglio. Vedo Francesco che Francesco, scalpita. esatto, qui Francesco ci può dare tante informazioni. L'unica cosa che desideravo dirvi è che esistono soltanto al momento 9 nuance, proprio perché abbiamo lavorato davvero tantissimo, ma tantissimo alla formula per renderla diversa rispetto alla vecchia idea di colore in 10 minuti, che praticamente non piace. E quindi, ma lì Francesco magari potrà darvi un feedback sui risultati, e magari poi, se vi fa piacere, vi parlo proprio della formula. Okay. Francesco, questo colore in 10 minuti, che è sempre molto ostico da farvi digerire, diciamo così, dai. Beh, sì, io sono stato veramente restio da sempre sul risultato che lascia. Non ho mai trovato brand con colorazioni performanti in questi 10 minuti, il capello rimane rigido, rimane nervoso, non, poco elastico e i colori sono decisamente pieni. Tant'è all'inizio addirittura avevi problemi di marginalità nel tempo perché ti dicono 10 minuti, ma se lo lasci 15 poi spesso risultano tonalità molto molto più intense. Recuperato anche questa situazione, però la texture sul prodotto, quindi dipende sempre dalla tipologia di lavoro che vuoi fare e se lavori sulla qualità è fondamentale che anche determinati processi così rapidi debbano avere delle performance molto molto valide. E in maniera molto molto stupita sono rimasto colpito appunto da queste performance di questi colori a 10 minuti.
comunicarlo perché clienti con cui ho già provato, quando gliel'ho riproposto, devo essere sincero, ho dovuto fare veramente un po' di fatica perché erano clienti a cui avevo già proposto in passato determinate situazioni e non è stato vincente, quindi nel riproporglielo mi hanno anche guardato in maniera un po' stupita, come per dire, ma Ci riprovi. però sono L'altra volta ci fidato riprovi. Ancora. e devo dire che proprio giusto la scorsa settimana, a fine della scorsa settimana, è tornata una cliente chiedendomi di nuovo quella colorazione perché le performance sono completamente diverse, molto elastica, rispetta esattamente la filosofia di colore mediterraneo, quindi lucida, cappello elastico, senti proprio che le squame sono ben chiuse, ma ben idratate, è una bellissima luminosità. Quindi anche in risultati, in tempistiche così molto molto brevi. Veramente molto contento. Com'è possibile Grazie, Francesco. questo, Carlo? Perché di fatto è un po', per usare una metafora, è come cuocere un cibo con un calore maggiore. Adesso non è, per usare una Esatto. metafora, quindi aumento la fiamma, diminuisco il tempo, però non è esattamente la stessa cosa che, diciamo, usare il tempo giusto alla temperatura giusta. Eppure sei riuscito, no? Nonostante tutti dicevano non ce la farai mai, ad avere Sì, un... questa è una frase che ho sentito spesso durante la mia vita, però come vedi non mi ha fermato. Anche a me lo dicevano quando stai fatto il tour, non ci arriverai mai, invece sono partito a Bravo. Trieste, sono andato fino a Trapani, io, i parrucchieri li ho fatti. E, no, com'è possibile fare questa cosa? Beh, so che tu hai questo componente magico, no, di Infinity Complex, però cioè, non penso che sia solo lui, oppure sì, il 90% è lui. Colore mediterraneo in generale, quindi parlo di colorazione classica e colorazione in 10 minuti, è una colorazione permanente, no ammonia, di ultimissima generazione, quindi senza PPD, resorcino free, gluten free, vegan. Quello che abbiamo cercato di fare è di studiare quali fossero i punti deboli del colore senza ammoniaca e i punti forti del colore senza ammoniaca. Quindi trasformare i punti deboli in punti di forza e migliorare ulteriormente i punti forti del prodotto. Un primo punto sicuramente che rendeva i colori senza ammoniaca molto rigidi, appunto come diceva Francesco, no, che ti lasciavano quel capello rigido, quasi intrattabile, era l'utilizzo degli oli minerali. Quindi delle paraffine, a cosa servivano? Servivano a schermare il capello dalla mea, quindi dalla monoetanolamina, visto che non c'era ammoniaca, Devi usare un altro alcaloide. deve essere sostituita con un altro alcalinizzante. Qual è la differenza sostanziale tra ammoniaca e monoetanolamina? Che l'ammoniaca evapora, quindi ecco perché sentiamo quel cattivo odore che ci dà fastidio e che ci fa male respirandolo, mentre invece la monoetanolammina è una sostanza pesante, quindi non evapora, sta sul capello. Per aumentare le performance del prodotto, quindi i poteri di schiaritura, co extra copertura di capelli e tutto il resto, la quantità di monoetanolammina viene aumentata. Ma se è aumentata a contatto con la cute può creare dei forti disagi, magari non nell'immediato, ma a lungo andare. Quindi per evitare questo problema vengono tutt'oggi utilizzati gli oli minerali che vanno a fare da schermo tra cute e colorazione, quindi monoetanolammina. Ovviamente cosa succede? Che questi oli minerali irrigidiscono i capelli perché sono appunto, come dicevo prima, dei petrolati, delle paraffine, ma soprattutto non permettevano la copertura completa dei capelli bianchi. Infatti, molti clienti che utilizzano i colori senza ammoniaca si lamentano che l'indomani, se fanno così e schiacciano, si ritrovano praticamente un filo di capelli bianchi. Questo perché non è colpa di nessuno, è colpa di questo olio minerale che ha creato questo spazio. Cosa abbiamo fatto? Durante la formulazione abbiamo sostituito tutti questi oli minerali appunto con l'Infinity Complex. L'Infinity Complex, che ha ovviamente la sua origine negli ingredienti mediterranei, cosa va a fare? È un blend di oli e di vitamine, olio di fico d'India, olio di mandorle, estratto di limone, estratto di foglie di ulivo, che sono tutti dei fortissimi antiossidanti e contengono un'altissima percentuale sia di tocoferoli che di vitamina E.
Questi cosa fanno? Vanno a creare sì uno schermo di protezione sulla cute, ma essendo degli oli biocompatibili con la pelle, non vanno a creare questo spostamento di colore. Quindi la copertura è assolutamente perfetta. Questa tecnologia ovviamente è anche nel colore in 10 minuti. Come Bene. funziona il colore in 10 minuti? Scusami, mi No, stavi vai, vai, dicendo? vai, niente, stavo appunto dicendo questo. Il colore in 10 minuti, quindi ha tutte le stesse caratteristiche del colore, della colorazione permanente, quindi le performance sono comunque alte, sono quelle di cui vi accennava prima Francesco. Ma come fa a funzionare? Abbiamo lavorato sulla scala di pH, cioè sulla variazione di pH che il prodotto ha durante il processo di ossidoriduzione. Lo abbiamo aumentato all'inizio, quindi aprire di più, le cuticole per mettere ai precursori del colore di entrare nei capelli e poi lo abbiamo acidificato di più verso la fine, riducendo questo spazio-tempo. Cosa succede? Che essendo più alcalinizzato e le cuticole essendo più aperte, i precursori del colore possono entrare più velocemente all'interno del capello e svilupparsi in un tempo minore, perché non devono aspettare la completa apertura, delle cuticole come nella colorazione classica. E poi nella fase di acidificazione il capello si chiude completamente. L'altra piccola differenza è nel mixaggio, no? Il colore mediterraneo classico ha una miscelazione di 1 a 1,5, mentre invece il colore in 10 minuti ha una miscelazione di 1 a 1, appunto per lavorare sulle altezze di pH. E i pigmenti sono differenti rispetto alla colorazione classica, sono molto, ma molto, ma molto più piccoli. Quindi immaginate apertura di cuticole più velocemente. Questi pigmenti molto più piccoli, che sono agevolati dall'apertura delle cuticole, quindi entrano più velocemente, essendo più piccoli, si sviluppano in un tempo minore e nel giro di 10-12 minuti il colore si è completamente formato. Ma se si dovessero passare quei 12 minuti, quindi arrivare a 15, non succede che il colore si scurisce perché è come se fosse una colorazione classica, ha un processo di ossidoriduzione che è stabilito in quelle tempistiche. Ok, intanto io sono andato a recuperare un po' di immagini che mi avevi mandato, no? Che questa qua che mi ricorda Valentina, me la metto qua. Questo è un È bellissimo vero. lavoro. Lei l'abbiamo battezzata una Cenerentola rock and roll perché lei è tutta super Bella. tatuata. Poi. Sì, è proprio bella lei. Lei è frutto, se così mi posso permettere di dire, di un percorso formativo che abbiamo fatto nell'Accademia Svizzera, te ne parlavo l'altra volta, che si chiamava il corso che abbiamo fatto l'anno scorso Build Your Editorial, cioè abbiamo insegnato ai nostri Glovers, che è come noi chiamiamo i nostri colleghi che partecipano ai seminari, gli abbiamo insegnato come partire da un modello ispirazionale e creare una loro propria collezione di colori e di capelli. E lei è un esempio. È stata lavorata con polvere di luce e dopo è stata tonalizzata con gli intensificatori preziosi e il clear. Abbiamo utilizzato praticamente la stessa nuance, che poi diluita con il clear in varie diluizioni ci ha dato fino all'ultima nuance che vedete in fondo, che è questo grigio. Nello specifico abbiamo utilizzato l'intensificatore prezioso zaffiro, quindi blu, e l'intensificatore prezioso ametista, quindi viola, e l'abbiamo diluito di volta, l'abbiamo utilizzato puro in radice, diluito di volta in volta sulle lunghezze fino alla massima diluizione sulle punte, che è venuto fuori questo argento molto molto particolare. Valentina, tu hai replicato pari pari o hai aggiunto la tua firma come Io fa? ogni volta faccio una cosa diversa, quindi proprio la formula di questo poi è schiarito, però ogni volta poi mi diverto perché poi su di me, cioè io sono sempre soddisfatta del mio lavoro, anche perché non mi posso lamentare con nessuno, quindi io faccio miscele, cose, non mi, a volte, però devo dire che questi intensificatori preziosi mi hanno proprio, perché sono molto versatili. Sono molto intensi, però se diluiti con il neutro permettono anche di ottenere queste colorazioni molto tenue, che sono le mie proprio preferite, ma in generale proprio di poter giocare
in queste, cioè con queste sfumature. E devo dire che anche, nonostante io insomma prediliga queste tonalità più particolari, devo dire che quello che mi ha proprio, cioè proprio mi piace, è Corniola, che è ramato in realtà. È proprio, cioè, l'ho proposto a chiunque, a tutte quelle naturali, che erano, che gli piacevano i colori caldi. Ho detto no, adesso ti faccio un colore naturale ma speciale. E l'hanno amato tutte, ne ho fatti, penso, 8 milioni. Carlo l'ha visto, l'ho messo Sì, ovunque. È stato. effettivamente ho visto abbastanza arancione in giro. Mamma mia, ho fatto tutti arancioni meravigliosi, Allora, belli. ho qua qualcosa, ma questo proprio, o questo Allora, visto. questo nell'esattezza è un... Questo è Sì, mio. esatto. Ah, ecco, scusa. Ecco, scusa, prima che mi scordi, da quanto tempo l'hai fatto tu su te stessa questa colorazione? Quanto tempo ha? Sì. Questo mio? No, l'ho fatto da un pochetto, l'ho fatto da, penso almeno, saranno 3 settimane, però era molto più intenso prima, adesso è schiarito, No, ma è però beh, comunque vedo bellissimo. questo. Ok, no, però. È simile, sì. Sì, beh, considerando che qua c'è Molto la simile. webcam, sei a casa, cioè non è che abbiamo le luci e tutto, però cioè, Sì. siamo No, molto, no, è molto, quello, molto solo che simili. l'avevo fatto più intenso. Ok, e quanto dura più o meno? Cioè, se dovessi dare una stima a una cliente, quanto è la sua portabilità? Allora, io quello che dico sempre alle clienti sul fatto della durata di questi colori particolari che lavorano comunque su altezze di tono molto alte, io dico sempre che ogni lavaggio perdi un po' di pigmento, però non diventa mai un brutto colore. Quindi ecco, nel mio caso sono passate 3 settimane, il colore non è più quello originale, ma è un colore portabilissimo, super lucido, cioè si è evoluto nel tempo, ma è sempre bello. Quindi diciamo che pure questo fatto della tempistica, io ho cercato pure, perché i clienti, no, dicono quanto dura, perché poi pensano che sono brutte e devono, no? Però in realtà c'è un'evoluzione. Quindi dipende, dipende. Ecco, queste sono le mie 3 settimane. Per me ancora è a posto. Cioè, io No, lo lascio così ancora. assolutamente. Diciamo che non deve essere una nuotatrice, ecco, la cliente, possibilmente quando fa Beh, questo no, tipo di quello è colorazione. qualsiasi colore, Ecco, certo. invece, tornando a questo qua che appunto ti ho fatto vedere, questo. Sì, questo è l'intensificatore che amo veramente, che propongo alle clienti che invece sono un po' più, diciamo, prediligono le colorazioni più naturali, perché non è che perché un colore sia naturale deve essere banale o spento, cioè anche un colore naturale può essere speciale. E questo io lo trovo proprio, questo colore compatto, che ho intensificato con il Corniola alla fine. E devo dire che io proprio, non è che perché è mio, a me mi piace proprio questo Sei colore. di parte. Infatti, Francesco, tu cosa ne Molto pensi? bello, Di che è bello, bellissimo, molto, molto, molto. Sembra quasi naturale. infatti, Michela dice: infatti, Valenti dà i capelli lucidi. Azzeccato sulla Vero, pelle. eh? E poi sì, confermo assolutamente il fatto che su queste colorazioni sono performanti proprio anche nel tempo, proprio a livello di texture, quindi ovvio che la luce batte su quel capello in maniera diversa e quindi il colore, anche scaricando, che sia il colore più vibrante o una colorazione più di base, il risultato è sempre performante proprio perché avendo un capello anche risanato mentre lo colori, la luce che gli Esatto. batte contro ha un riflesso sempre piacevole. Ok, tanto ne ho qua Questo è una. proprio. Vai, Scusami. scusami. Questo era proprio il concetto quando abbiamo creato l'Infinity Complex. Come diceva Valentina, un colore evoluto non è un colore sbiadito che perde tono, che diventa opaco, che perde tono a macchie, quindi perché alcune zone perdono di più, alcune zone perdono di meno. L'Infinity Complex ha proprio questo obiettivo. Questo fortissimo contenuto di antiossidanti e di elementi cosmetici permette di sanare il capello durante il servizio, quindi regolarne anche la porosità e quindi avere una colorazione omogenea e senza buchi di colori, quindi senza spot di porosità.
E questo ovviamente poi si traduce in un migliore sbiadimento del colore. Ecco, se così possiamo dire sbiadimento, forse evoluzione del colore, come diceva Valentina, è il termine più corretto. Nel caso di colorazioni molto forti come quelle degli intensificatori preziosi, si passa da un colore estremamente intenso a un pastello brillante. E quindi questa fa un po' la differenza di invece un colore sbiadito, spento e vecchio, no? Ecco, a proposito appunto di che non è questo caso qua, per esempio. Esatto, No. questi sono gli intensificatori preziosi utilizzati in purezza. Soltanto il verde che vedete lì l'abbiamo fatto diventare un'acqua marina, quindi abbiamo utilizzato l'intensificatore smeraldo con il clear, l'abbiamo aggiunto come una punta di zaffiro per creare appunto quest'acqua marina. Lì la storia ovviamente era la storia di Medusa che sorgeva dalle acque, quindi questo volume, come se fosse appunto la cupola della Medusa, e poi questi capelli, mossi, lunghissimi, che addirittura la coprivano. Lei pure tutta super tatuata, con questi capelli molto rock. Tra l'altro, questa foto adesso è una gigantografia, quindi una cosa bellissima, sul frontale del salone in cui lavora Irene, che è la Hair Lovers che ha realizzato questo lavoro, quindi va Indirizzo, su spoileriamo, salone di Lugano, Lugano, ok. Lugano, però adesso non mi ricordo l'indirizzo. Il quartiere si chiama Cassarate, ed è il negozio, il PHS di Marco Pontiglio. E Irene lavora lì e c'è questa bellissima gigantografia. La stessa cosa vale per le altre foto che avete visto, sono nei rispettivi negozi, perché appunto facevano parte di questo percorso che si chiamava Build Your Editorial, e quindi loro hanno fatto il loro servizio fotografico con la makeup artist, hanno realizzato il look. Quest'anno, faccio un piccolo spoiler, lo rifacciamo di nuovo, avrà un attimo un contenuto differente, si chiamerà Made of It, e sarà fatto sempre nell'Accademia di Lugano, che si chiama Hair Lovers Academy. E faremo ovviamente il secondo, il Quando lo fai, 2.0, invitami ecco. che ci passo. Assolutamente. Oh, ma Da veramente Lugano, con tanto da Milano piacere. è un'ora Sì, neanche, infatti. no? Sì, Ok. Ecco, ma bellissimo. avete anche i colori normali, sai, la Sì, classica certo che ce domanda. No, l'abbiamo. dai. Siamo nati con i colori normali, no? Gli intensificatori preziosi servivano per innanzitutto intensificare e correggere, quindi abbiamo il verde, il blu, l'ametista, tutte quelle colorazioni che ci permettono di andare a correggere i sottofondi di schiaritura. Ma poi abbiamo tutta una collezione che va dai naturali mediterraneo ai luminosi sabbia, ai naturali dorati e così via. Come ti dicevo prima, less is more. Ho Sì. cercato di Questo qua. racchiudere tutto, ecco, bravo, sì, questo mi piaceva, che c'era questa copertina di AD che diceva Best of Italy, e ovviamente ho messo accanto il nostro colore mediterraneo. Tutte le nostre colorazioni, tutte le naturali, trovate all'interno della cartella questo. Non so se riesco a farvelo vedere. Ok, sì, si vede perfetto. Come vedete, queste sono le nostre due ruote cromatiche, e ne vedete una marrone e una invece colorata, che è di qua. Quella che vedete con il marrone significa che queste nuance, oltre ad avere il riflesso, coprono anche i capelli bianchi. Nello specifico sono i nostri luminosi, quindi i nostri dorati, i naturali intensi, i naturali mediterraneo classici e i naturali beige. Dall'altra parte invece abbiamo tutte le altre nuance. Vedete che non sono tantissime, ma tutti i colori sono intermiscelabili fra di loro, e grazie al clear e agli intensificatori preziosi possiamo creare praticamente infinite possibilità. Quindi una scelta anche sostenibile. Diciamo, l'altra volta la parola sostenibile viene magari utilizzata in modo talvolta improprio, però anche la gestione del magazzino può essere una gestione sostenibile. Avere 200.000 nuance che in realtà non usi non ha proprio Non ha senso, senso. soprattutto a fine anno che ve le contano come per lo Stato e come se fossero Bravissimo, soldi cash, se no si sono bravissimo, bloccati sul vostro esatto. scaffale. Questo è. Stessa filosofia per la linea di haircare, che si chiama Hydra Repair. La stessa filosofia è lì, c'è un solo shampoo,
e poi tutti gli altri sono dei trattamenti che combinabili fra di loro ti permettono di riuscire a rispondere a tutte le esigenze. Quindi abbiamo uno shampoo, due conditioner, uno per capelli secchi e uno per capelli fortemente danneggiati, maschera, due maschere con lo stesso meccanismo, quindi secchi e una fortemente danneggiati, e poi abbiamo tre leave-in, quindi tre trattamenti senza risciacquo, che sono un leave-in classico, quindi un anti-aging con pH 3.5, poi abbiamo un curling serum, che è un rigenerante per capelli ricci, e poi uno smoothing serum, che è un anticrespo, un termoprotettivo. Quindi, come vedi, ci sono 8 referenze che miscelate fra di loro, però poi ti permettono di riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi. Ma soprattutto con i trattamenti senza risciacquo vai anche a velocizzare la fase di trattamento. Ecco, intanto c'è Lucia che anch'io voglio vedere Lugano, sono di Como, cioè, saltano dentro Assolutamente, con molto piacere. sul campo. Tanto stalkeratemi su Facebook quando metto poi l'iscrizione al corso, partecipate tranquillamente, anzi. Ecco, assolutamente. Ecco, Michela, intensificatori intesi come diretti o con il loro rivelatore? Mi sa che abbiamo perso, se è frizzato Carlo. Che è che risponde? Ah, Francesco? ecco. No, no, è proprio adesso ritornerà. Francesco, Ritornerà. prendo Sì, te. no, sono colori, no, no, hanno il loro rilevatore, quindi vanno miscelati assolutamente con il rilevatore. Quindi puoi scegliere l'intensità, 5, 10 volumi, 20 volumi, possono essere miscelati insieme alle nuance di base per intensificarne il riflesso, oppure però sempre miscela con il rilevatore. Ecco, però appunto non sono dei diretti, quindi se hanno bisogno dell'attivatore. Eccomi qua, ragazzi, Eccoti qua. scusatemi. Sì, era, non so, il computer si è No, riavviato, non sì. vedo. Stavo parlando perché c'era stata una domanda. Aspettate che qua Sì. adesso recupero le scene, perché ogni volta che andate via, ragazzi, io dopo devo litigare. Madonna, mi dispiace. No, no, devo litigare col computer, ok? E qua. Ok, c'era una domanda di Michela, no? Che forse... Cioè, intensificatori intesi come diretti o con i loro, cioè quindi cioè, sono tutte ossidazione oppure c'è qualcosa anche senza ossidazione? Sono dei permanenti al 100%, 100. quindi dei colori ad Come ossidazione. diceva appunto Vanno. Francesco, tutto Sì, ossidazione. sono proprio, sì, esatto, sono ad ossidazione, quindi non sono dei coloranti diretti, ma ossidazione, quindi l'obiettivo qual era? Era quello di avere questi colori estremamente brillanti, ma avere la possibilità anche di insomma, di avere la reversibilità del colore, perché essendo dei pigmenti permanenti possono essere decolorati. I coloranti diretti sapete che poi c'è veramente difficoltà Infatti a le case hanno tirarli via. fatto i loro remover di solito e anche lì poi Esatto, insomma bisogna sì, e anche lì insomma non parlarci. sempre Ecco. esatto. Quindi questi invece sono. Li ho Ci sei? persi. No, ci sei. No, ci sei. Vai. Sei rimasto, Carlo. Ok, no, vi dicevo, sono dei permanenti, quindi possono essere utilizzati insieme a tutte le altre nuance, quindi potete creare veramente un milione di nuance differenti, ma soprattutto potete utilizzarli da soli, come avete visto nella foto della modella o anche come diceva Valentina, basta miscelarli con il clear, e potete ottenere quello che veramente volete. Ecco, stavo parlando con Francesco. Cosa ne dicono cosa ne dicono le clienti della linea Aircare? Cioè di un unico shampoo, loro che sono abituati ad averne tre o quattro di ogni tipo. È piaciuta questa cosa? O anche tu, Valentina? Oppure le hai viste un po' titubanti? Le impressioni? No, il gioco vince perché vai a creare un'esperienza molto più diretta. Ti dà la possibilità di personalizzare, perché come appunto diceva prima Carlo, possono essere miscelati tra di loro in blend, oppure prima un prodotto sulla radice, vicino alla zona di radice, un altro sulla lunghezza, sulle punte, in funzione veramente a quello che vuoi creare, anche se hai veramente pochissimi prodotti, in realtà diventano poi tanti.
E quindi a livello magazzino, a livello mentale, di gestione, di capire come muoverti, trovo che personalmente sia molto più performante e ancora più artistico, come lavoro. Valentina? Sì, io come per le colorazioni poi spiego sempre alle clienti, quindi ho introdotto anche tutta la linea Aircare spiegando, no? Come ha detto adesso Carlo, così ho detto alle mie clienti e devo dire che sono rimaste cioè, molto contente anche perché si fidano di noi, no? Se i clienti siamo riusciti a fidelizzarli, lo sanno che se noi scegliamo un prodotto è perché ci ha convinto. Quindi anche se siamo noi i primi a crederci, quando ne parliamo con i clienti, loro si sentono più sicuri e poi si fidano. In più, poi una volta provato, hanno proprio la prova. Toccando i loro capelli, portandoli in giro e facendoli vedere a tutti, hanno poi la prova che effettivamente i prodotti valgono e devo dire che sono rimaste tutte contentissime. Okay. Ecco Carlo, io ho letto sul tuo comunicato stampa linea vegan, no? Cioè proprio certificata per, sai che c'è anche questo tipo di clientela che di fatto è proprio una vera e propria filosofia, uno stile di vita che hanno e quindi sono molto attenti alla scelta dei prodotti che loro utilizzano. Guarda, al di là diciamo, della scelta di marketing e di strategia, per me non poteva essere una scelta diversa. Chi mi conosce sa quanto io sia legato. Valentina, infatti, fa così perché sa che ho più cani che familiari, più cani che parenti. No, c'ho pure tanti parenti, no? Per me il rispetto e l'amore per gli animali era decisamente la prima cosa. Ho avuto la fortuna di poter lavorare all'interno di laboratori di produzione e purtroppo conoscere quello che c'è dietro un testing di un prodotto. E sinceramente è una cosa che oggi, visto le opportunità e le tecnologie che abbiamo, non posso più accettare. Quindi questo è stato il motivo per il quale sono andato verso questa direzione. E stessa cosa ovviamente nella scelta del packaging. Il mio packaging è per l'86% di plastica ottenuto dalla canna da zucchero, quindi è una plastica biocompatibile, quindi al 100% riciclabile. C'ha una quantità di plastica leggermente ridotta, quindi nonostante la plastica sia ridotta, comunque ha una bella struttura perché la struttura è cilindrica, quindi il prodotto non smolla, ecco, si mantiene veramente, veramente bene anche dopo tempo. Quindi sì, quella è stata decisamente la scelta che ho fatto, che poi va ad accordarsi con quello che è la mia cliente tipo, qual è il nostro target. Il nostro target è sicuramente una donna che ha attenzione per quello che usa e per i prodotti che si mette in testa. Ecco, per quanto riguarda il salone, il quantitativo che deve ordinare, cioè c'è un minimo, massimo, cioè, che sai, è sempre No, l'argomento no, molto delicato, no? Il no. No, bancale che ti no, non arriva abbiamo. No, no, di... no, assolutamente, assolutamente. C'è la nostra consulente commerciale che è sempre felicissima di creare offerte ad ogni richiesta dei nostri clienti e colleghi, in questo caso, anche per quanto mi riguarda. Quindi i nostri consulenti ascoltano quali sono i bisogni del salone e creano delle offerte ad hoc. Quindi non c'è l'obbligo di prendere tutta la linea. Per esempio, proprio qualche giorno fa una carissima collega che seguiva i miei corsi di formazione in Sardegna aveva delle richieste specifiche perché aveva dei bisogni che non riusciva a soddisfare in negozio. Aveva visto dei lavori che avevamo fatto e quindi i nostri consulenti hanno creato un'offerta apposta per lei, inserendo tutto il nostro sistema di colorazione, schiaritura e anche di protezione con K18. Ok, quindi diciamo sono abbastanza liberi di gestire. Ecco, Sì, per quanto hai assolutamente. parlato di formazione, una cosa che loro sono molto attenti, no? Quando si prende una linea, sai, com'è il programma, come viene articolato, che possibilità hanno ad accedere ai vostri corsi o comunque ad aggiornarsi?
Allora, per tutto l'anno 2020, scusatemi, per tutto l'anno 2020 e 2021 la formazione, come sai, per questioni insomma, Vabbè. logistiche è stata fatta spesso online e comunque poi nell'Accademia in Svizzera. Dal 2022 sto chiudendo degli accordi con delle accademie in Italia, quindi i corsi di formazione saranno fatti anche in Italia. Tra l'altro il percorso formativo è veramente bello e molto visionario perché è un viaggio nel Mediterraneo, quindi nelle culture del Mediterraneo. Se magari avete avuto modo di vedere qualcosa che è stata già fatta in Svizzera, è veramente molto interessante perché non solo si parla di tecniche, di marketing, di come utilizzare bene un prodotto in negozio e come ovviamente renderlo redditizio, ma si fa anche cultura, si dà emozione, no? Quindi quando abbiamo fatto per esempio un corso sui dorati ispirato ai mosaici bizantini del Duomo di Monreale, è stato bellissimo perché abbiamo fatto vedere questo video con questo drone girato all'interno di questa cattedrale e quindi abbiamo cercato di riprodurre la stessa luce sui capelli, proprio anche con delle separazioni che si ispirassero alle stelle bizantine, ed è stato veramente molto, molto stimolante. È l'occasione per condividere le conoscenze e stare del tempo insieme e avere come dicono gli americani, dei point of view differenti che solitamente quando siamo in negozio non abbiamo, no? Siamo abituati che si usa questo colore, si fa questa tecnica si fa solo con quel colore. Questo all'interno dei nostri corsi di formazione non esiste. Si parte con un po' di fuoripista, come si dice in Italia, come dice Sì, Sammy. ma ci Certo, vuole, bisogna conoscere esatto. la strada giusta, bisogna conoscerla, poi dopo. Assolutamente, assolutamente. No, sempre cultura prima, tecnica, sempre prima, conoscenza, colorimetria, però poi un attimo di divertimento ci vuole anche, altrimenti rimaniamo in negozio. Esatto, se no appunto diventa. Va bene, il prossimo appuntamento, l'anno prossimo, quale sarà? Allora, il prossimo appuntamento è sempre, vabbè, a gennaio ripartono le formazioni in Svizzera, ma spero in gennaio di dare anche il calendario per le formazioni che ci saranno in Italia. La tappa sicuramente sarà Roma, Milano, Firenze e un'altra tappa al sud, ancora location da destinarsi. Okay, intanto io sto curiosando sui profili Instagram, ho scovato quello di Francesco, e perché scavo delle foto un po', perché non, avevo tutto dei colori un po' accesi, no? Però volevo far vedere, vedi che quando si dice abbiamo anche cose normali, no? Eccola qua. Sì, Ecco. assolutamente. Sì, assolutamente. Ok, quindi se andate su. Tra l'altro Francesco ha un salone anche dove io vorrei andare in pensione, anche prima della pensione in realtà, però. Sì, ho un salone fuori dall'Italia, in America, alle Hawaii. Wow, a Avete Maui. capito? No, no, a Big No. Island. Ah, ok, quindi C'è molto da più fare il wide. corso di formazione. Bisogna andare lì a fare corsi di Sì. formazione. C'è È Organizziamo. bisogno di fare un corso di formazione in quelle zone vero, Ecco. verissimo. Visto che. Tra l'altro sono in contatto con Carlo proprio per cercare di portare, perché abbiamo aperto 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, questo locale che si chiama anche lì Enjoy Fashion, come questo di Torino, total made in Italy, e quindi voglio portare alle Hawaii una linea italiana e quindi far sì che tutta l'esperienza all'interno del salone sia a 360 gradi made in Italy. Vedi, sei scelto una bella palestra perché Beh, sì. sole, mare, insomma, le peggiori condizioni possibili perché tutto l'anno poi, quindi. Ma le performance sono notevoli, quindi so di avere un bell'arma con me che mi può aiutare. Tanto qua, guarda, ho recuperato il tuo profilo, tanto per fare vedere quello che fai. Non sono riuscito a trovare quello di Valentina perché solo col nome Valentina non so dove trovare il tuo È salone. Vale Perché Look. Harley Look. Ah, Vale Look. Ma Sì. intanto guardate qua, ragazzi. No, posso anche ingrandirlo così. Cioè. Che l'ho visto un po' defilato, ho detto no, c'è sostanza. Grazie, sì.
Tanti qua. E adesso cerco Vale Lucca, mi dici? Yes. Vale Lucca. Eccola. Eccote qua. Sì. Ok, così. Sono io. Wow. Beh, anche lei fa cose più normali, dai. Sì, però hai già più. Normalissimo. È Vedo quel che. normale un po' più spinto, Sì, ecco. esatto. Quel Vedo normale al buio. che quando può una nota di colore un po' più accentuata la mette, diciamo così. Va bene, dai, abbiamo fatto un'oretta abbondante, no? Quindi dov'è che vi possono trovare i due profili? Poi io ve li metto anche nei commenti, ragazzi, così li potete andare a curiosare, ma soprattutto Carlo, nel caso volessero contattarti. Allora, possono tranquillamente contattarmi su uno dei miei profili, quindi Carlo Oliveri, trovate diversi profili, c'è anche il profilo Design Beauty, che è il sito internet che distribuisce sia i prodotti K18 che Carlo Oliveri, e poi vabbè, ci sono le nostre mail, la mail è quella commerciale, commerciale@carlooliveri.com. Quindi vi trovate due O al centro. E mi raccomando, fate bene attenzione, mi Carlo. chiamo Oliveri. Adesso aspetta, aspetta qua, intanto ho Sì, questo è il sito di trovato Design Beauty. esatto, Sì, esatto. che mi ha aperto, aspetta qua. Ok. Sì, questo è un sito che si occupa appunto della distribuzione online dei nostri prodotti. Ok, quindi nel caso potete andare qua anche. Esatto. Adesso poi tu mi dai l'indicazione, io le Sì, riscrivo nel post, così assolutamente. siamo. L'email è facilissima, è commerciale chiocciola, poi il mio nome e il mio cognome è carlooliveri.com, però poi mando tutti i dati a Romano per qualsiasi informazione. Poi veramente ragazzi, scrivetemi Stalkerate, sui social, stalkerate. stalkeratemi, sì. Beh, è un piacere, a me piace tantissimo condividere, quindi e poi è sempre spunto per nuove ispirazioni, ascoltare i colleghi quando ti raccontano magari qualche problematica che hanno bisogno di risolvere, quindi mi fa sempre tanto tanto piacere. Si cresce assieme, no? Si dice sempre. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Va bene, dai, ragazzi, metto tutto nel post, nei commenti e Grazie, grazie infinite. ci vediamo a Lugano. Speriamo di Grazie, vederci a Hawaii, o grazie. se no, più modestamente, Madonna. da Valentina. Valentina, dov'è che hai il salone? Dov'è che hai la A poltrona? A Roma. Roma. Ok, quindi spaziamo tutta Italia, insomma. Torino, Roma, Lugano, guarda che le Hawaii. abbiamo prese tutte. Abbiamo Catania, esatto, Torino, Hawaii, barra Hawaii, Hawaii Lugano, soprattutto. Hawaii, tutti Hawaii lì. soprattutto, bravo, tutti lì, tutti pronti con i bagagli. Vabbè, non ci serve tanto, No, ragazzi. infatti. Bagaglio leggero, via. Bagaglio a mano e Leggerissimo. poco. Leggerissimo, due foglie di fico e siamo a E posto, vai. via, esatto. E la crema abbronzante. Va Esatto. bene, dai, colgo Ragazzi, l'occasione grazie di ancora. Grazie augurarvi un buonissimo Natale, no? a voi. Che sia Grazie. sereno e un 2022 non dovrebbe essere troppo difficile, migliore di quest'anno. Speriamo di. Vediamo. Keep the finger crossed, come si dice. Ok, va bene, grazie mille, ciao a tutti ragazzi e a Ciao presto ragazzi, ancora. grazie. Ciao ciao. 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 Ciao.